Sì, Carmine, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, dicevi bene, siamo a Francavilla al Mare, al confine, quasi con Pescara, a qualche centinaio di metri dal confine, e siamo qui per parlare di erosione della costa. Ne abbiamo parlato anche nel corso di quest'inverno, nel corso delle varie mareggiate che ci sono state, ma la situazione qui torna di nuovo ad essere urgente, con una certa anche prepotenza, visti i tempi, perché siamo a metà maggio e dovrebbe partire una stagione balneare che chiaramente a causa anche di questo maltempo fuori stagione non può ancora partire, ma non parte anche perché ci sono importanti lavori che sono ancora in corso per tentare di porre un rimedio definitivo a questo problema dell'erosione della costa. Io mi trovo in compagnia degli ospiti che tra poco andremo a sentire: Pierluigi Di Giuseppe, che è un balneatore appunto di Francavilla al Mare, e l'assessore al demanio del comune di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Io partirei proprio da Pierluigi. Diciamo che le immagini di Diego Martelli sono molto eloquenti. Siamo al 15 maggio, ma non si vede ancora l'ombra di un ombrellone. Ce la farete a partire? Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Assicuro a tutti che la stagione si farà, partirà nei tempi normali dal 1 giugno. Per quella data, cioè fra 15 giorni, avremo sicuramente la spiaggia messa per garantire agli stagionali di usufruire dell'abbonamento. Contemporaneamente chiediamo alla Regione Abruzzo di prorogare di 15 giorni i tempi per la realizzazione dei lavori, diciamo, in itinere. Manteniamo l'allerta per quanto riguarda diciamo, l'attenzione su questa parte di costa. Sollecitiamo le istituzioni a fare i lavori nei tempi stabiliti, e possiamo, ripeto, garantire che la stagione si farà. Altra cosa, quindi, assessore Luisa Russo, quali sono esattamente i lavori che si stanno facendo qui su questa parte di costa? Perché la costa di Francavilla è di circa 7 chilometri, diciamo, ma la parte interessata da questi lavori urgenti è di circa 800 metri e parte proprio dal confine con Pescara. La parte interessata riguarda l'intera costa nord del territorio di Francavilla fino al fiume Alento, per la quale è stato messo a sistema un progetto in corso di avanzata realizzazione di pennelli che dovrebbero andare a contrastare l'erosione della costa. Ultimata questa realizzazione si passerà alla costa del centro-sud di Francavilla, dove anche ci sono dei punti che presentano criticità, come la zona della Sirena e la zona più a sud. Contestualmente a questi lavori, per consentire ai pennelli di iniziare a conseguire gli obiettivi sperati, si provvederà nei prossimi giorni a rinforzare le scogliere nei punti di maggiore criticità e a fare un ripascimento sommerso ed emerso, proprio per consentire ai balneatori di questa zona più danneggiata di svolgere regolarmente la stagione balneare 2019. Quindi auguriamo a tutti un buon lavoro e siamo certi degli ottimi risultati che porteranno questi pennelli.